Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi i bracci oscillanti Bolk usati in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare i bracci oscillanti, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In tal modo potrai accedere al sistema di sospensione. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Per rimuovere il braccio oscillante, bisogna smontare il telaietto. Per farlo, per prima cosa, rimuovi i parafanghi anteriori per accedere alle viti che sostengono il telaietto. Dal lato del guidatore, usando una chiave a bussola con inserto da 13, rimuovi la vite che fissa la placca metallica al telaietto. Poi usa un inserto da 18 per svitare le ultime due viti che sostengono il telaietto. Rimuovi il telaietto. Per accedere bene alla vite del braccio oscillante, stacca la testina dello sterzo dal portamozzo. Per farlo, ti consigliamo di guardare la guida, cambiare la testina dello sterzo su una Clio 4. Usa una chiave a bussola con inserto da 18 e una chiave a gomito da 18 per svitare la prima vite di sostegno del braccio oscillante. Poi rimuovila. Poi usa una chiave a gomito da 18 per bloccare la fissazione del dado della seconda fissazione e svita la vite con una chiave a bussola con inserto E13. Rimuovi la vite usando un estrattore. Poi usa un inserto da 16 e una chiave inglese da 16 per svitare la vite di sostegno della testina del braccio oscillante. Rimuovi la vite. Usa un estrattore per staccare la testina del braccio oscillante dal portamozzo. Adesso puoi rimuovere il braccio oscillante. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prendi il nuovo braccio oscillante e rimuovi la protezione della testina. Presenta il triangolo sul suo alloggio e riavvita le fissazioni a livello del telaio. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Adesso bisogna rimettere la testina nel portamozzo. Per farlo, carteggia e ungi l'interno del perno per facilitare l'inserimento della testina. Rimonta la testina. Perché sia più facile rimontare la vite, devi inserire la testina nella giusta posizione, né troppo in alto né troppo in basso, per far coincidere l'intaglio della testina con la vite. Riavvita la vite con una chiave da 16. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Nel corso di questa operazione dovrà intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Quando è regolato e perfettamente allineato, il suo scopo è di garantire un perfetto controllo della vettura e un'usura regolare dei pneumatici anteriori. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Rimonta la testina dello sterzo. Poi riavvitala. Adesso puoi rimontare e riavvitare il telaietto.
dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.